com'è andata questa giornata? Bella, c'è un'energia in provincia di Modena incredibile. Carpi, Mirandola, aziende agricole, il medicale, però ho incontrato agricoltori e allevatori che aspettano da 8 anni il permesso di poter ricostruire. Nebbia in regione. Ho incontrato persone che dopo anni dal terremoto vivono ancora nei container in attesa che dalla regione si sappia qualcosa. Ho incontrato imprenditori che per espandere il loro capannone aspettano da anni che la burocrazia della regione dia una risposta. Tutti aspettano da 50 anni una strada come la Cispadana per aiutare a lavorare meglio. Nulla, e fortuna che è la provincia del presidente della regione. Immaginarsi se abitasse da un'altra parte. Però, ripeto, c'è voglia di guardare avanti, quindi abbiamo preso un po' di nebbia, un po' di freddo, ma ne valsa la pena. Questa sfida si può fare, allora, i sondaggi danno leggermente in vantaggio Bonaccini, ma voi ci credete? No, il sondaggio che ho io, l'ultimo del 2019 di SVG, dà avanti il centrodestra. Ma al di là dei sondaggi, avere alle 9 della mattina, finale Emilia, con la nebbia e col freddo, 200 persone a dirci non mollate, mi dà una forza e un calore che è incredibile. Io la vivo così la politica, ascoltare, capire, risolvere. C'è il problema dell'agricoltura, della cimice asiatica, c'è il problema dei fiumi che esondano e una burocrazia regionale che impedisce di tenere puliti i greti dei fiumi. E quindi sono tutti compiti a casa che ci stiamo assegnando e su cui lavorare dal 27 gennaio in poi. Poi in democrazia il bello è che scelgono gli elettori, quindi non vedo l'ora che arrivi questo 26 gennaio. A Gorgonzoli si vede poco? No. Oggi aveva 7 incontri. Io sono da una parte, lei è dall'altra e ci vediamo 1 o 2 volte a settimana. Quando io sono in Romagna, lei è in Emilia. Ieri era a Bologna, io oggi sono a Modena. Lei era a Ferrara e io domani sarò a Parma. Ci dividiamo i compiti. Non ha paura di personificare troppo questa campagna? Io sono abituato a metterci la faccia, anche perché il PD di Bonaccini è il PD che a livello nazionale sta massacrando l'Emilia-Romagna di tasse. Oggi c'è sui giornali un'azienda del Ravennate che mette a rischio 500 posti di lavoro per la tassa sulla plastica e sullo zucchero. Quindi mi spiace per Bonaccini che si vergogna del PD. Io sono orgoglioso di quello che fa la Lega e questa è una grande differenza. Nei prossimi giorni ci saranno Luca Zaia a parlare di agricoltura, ci sarà Massimiliano Fedriga a parlare di case popolari, ci sarà Attilio Fontana a parlare di sanità e quindi ci sarà la Lega che governa bene altre terre e noi non ci vergogniamo della nostra Lega. Bonaccini il PD lo nasconde, ognuno fa quello che crede. È un voto fondamentale per gli emiliani e i romagnoli e per i calabresi. Ricordo che si vota anche in Calabria. Le cronache di queste ore ci danno un governo drammaticamente incapace e assente. Non ci siamo in Libia, non ci siamo in Europa, non ci siamo ai tavoli che contano, però vedo che parte della maggioranza si occupa del tema fondamentale del Festival di Sanremo. La sinistra ha scoperto il nuovo nemico che è Rita Pavone. Se non ci fosse da piangere ci sarebbe da ridere. Prima si vota meglio è, sono convinto che il voto del 26 gennaio potrà essere un voto decisivo per mandare a casa Conte, Renzi e Zingaretti. Matteo! Le forze dell'ordine. Se proveranno a cancellare i decreti sicurezza, vi aspettiamo nelle piazze di tutta Italia per raccogliere 1 milione di firme per fare un referendum, perché in Italia si arriva se si ha il permesso e il diritto di arrivare. Punto. Questo è quello che ho applicato come ministro. Magari mi costerà un processo. Prima un giornalista mi ha chiesto: ma Renzi la vuole mandare a processo per sequestro di persona? Io ho risposto che dovranno trovare un tribunale bello grande, perché non processeranno me, ma processeranno milioni di italiani che vogliono un paese ordinato. Tranquillo. Un genio come il signor Cazzola, che è quello che vorrebbe cancellare quota 100, tornare alla legge Fornero, ma non solo. Ha proposto Elsa Fornero senatrice a vita. Ecco, se mi mandate in regione uno come Cazzola con Bonaccini, ci siamo capiti. Se vogliono tornare alla legge Fornero, ragazzi, dovranno fare i conti con noi. Oggi ho trovato tante persone che hanno detto grazie perché ci avete restituito 2, 3, 4, 5 anni di vita, diritto alla pensione, diritto al lavoro, diritto alla salute,
perché io ricordo quando sono stato sull'Appennino modenese a incontrare quelle mamme per cui partorire sulle montagne modenesi diventa un lusso, e se ti nasce il figlio nel giorno sbagliato, allora sbagliata, è un problema, e non si può tagliare sulla sanità e sul diritto alla vita. Prima gli italiani deve essere qualcosa che diventa legge, anche in Emilia Romagna, perché anche qua per un italiano avere la casa popolare devi fare vincere la lotteria di Capodanno, come quello che ha vinto 5 milioni di euro ieri comprando il biglietto a Torino. Non è possibile una roba di questo genere. Quindi idee chiare, un po' di sicurezza in più, un po' di burocrazia in meno, e soprattutto è questo che mi chiedono tanti cittadini, tanti liberi professionisti, tanti architetti, tanti geometri, tanti piccoli imprenditori: una regione aperta a tutti, dove non ci sono cittadini di serie A e cittadini di serie B, dove non si lavora per raccomandazione o per tessera di partito e di sindacato in tasca. Dovrebbero lavorare quelli bravi, non i leghisti o i comunisti o i marziani, quelli bravi. Invece qua ci sono cittadini di serie A e cittadini di serie B. Viva Modena, viva l'Emilia Romagna, viva la democrazia in questo paese, viva la libertà in questo paese. Grazie di cuore a tutti. E non ammalatevi, che c'è bisogno di gente sana il 26 gennaio. Grazie di cuore a tutti.